Sono le 5. Stiamo andando a una grande velocità. Ma capita, però. Cazzo, a guardare la gente. Allora, stiamo andando a Pola. Siamo fermi. A Pola. La prima meta è Trieste. Se ci arriviamo, preghiamo Dio di arrivarci. Perché non stanno andando bene le cose. E abbiamo fame. Ci sono le merendine, sai? No, non ci sono più. No, sono più le merendine. Siamo usciti dall'autostrada, abbiamo superato il confine e siamo in Croazia, vero? Stiamo per tornare in Italia, fame, però. Esatto, adesso facciamo in versione U. Okay. Ma costa stra poco qua. Davvero? 1,28. Wow! Il primo autogrill quando si arriva in Slovenia. Bisogna fermarsi perché? Perché subito dopo c'è l'uscita per scoffie o quello che è. Crevatini. Per poter fare esatto la strada per i poveri che non vogliono pagare l'autostrada. Quindi questa uscita è molto comoda. Primo autogrill dopo aver passato il confine. E poi uscita dall'autogrill per scoffie. Erano molto scortesi. Non è vero, sì, una stella su 5. Però location 5 su 5. No. Era carino. No, va bene. 3 meno. Va bene, avevano un porticato, che pignoli. L'impero romano d'Oriente, la capitale era Bisanzio. Alias? Costantino. Bravi ragazzi, avete studiato. Ehi, un cartello. Spieghiamo come funziona la tratta. Tra la Slovenia e... Cioè, una strada sola, non si può sbagliare. Allora, qua su Maps abbiamo visto che nei dintorni non c'è solo cazzo. Questa strada. Praticamente Bear Grylls potrebbe venire qua a fare scuola di sopravvivenza. Oh sì, verrebbe benissimo, guarda che meraviglia. E abbiamo ancora fame. Tu hai ancora fame. Vogliamo la pasta. Solo tu. Vogliamo la pasta. Con i camperi. Sono andati alla dogana. Dove devo andare? Guarda, indovina. Contro mano andrei io. Ma c'è scritto EU. No, metti solo. Perché siamo in Europa. Comunque siamo in viaggio da 4 ore. Siamo arrivati comunque, al confine adesso. Forse non è arrivato un cazzo. Perché... Siamo in Croazia. Ci hanno arrestati. È una macchina della polizia. Siamo in Croazia. Non ci sono grandi cambiamenti di paesaggio, devo dire, dopo la dogana. Ok, allora breve aggiornamento. C'è una strada mezzo sfondata, mezzo no. Un cartello e basta. Ecco, queste sono le condizioni della strada. Mi dispiace cambiare da una videocamera all'altra, però si vive al momento. Allora, è un panorama bellissimo, bisogna dire. Basta andare anche sui colli a Padova, però insomma. No, a noi piace andare in Croazia a vedere i colli. Sì, esatto. Grazie tedeschi. Situazione attuale, non sappiamo esattamente dove siamo, non prende il telefono. E, siamo fortunati. Ci affidiamo al Signore. Vorremmo affidarci a internet, però non... Farò la pasta al tonno col mais. Viene bene, lui un po'. Continuiamo il viaggio, vediamo dove arriviamo.